Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci con Forza Horizon, siamo qui nel nostro garage, prendiamoci allora il nostro gioiello dimenticato, ritroviamo qui, guarda l'azzagato che spettacolo, oddio, non è proprio bellissima, bellissima nel frontale, sì, dietro un po' così, però va bene. Allora, questa qui l'avevamo pronto per essere ritirato, l'avevamo provata se non sbaglio. Ah, questa qui è quella che ci ha aggiustato ultimamente. Queste sono quelle che ci mancano, 1, 2, 3, 4, 5, ancora altre 5. Ne abbiamo trovate 5 per adesso, no, 4. Quindi sono 9, gioia, dimenticate, vabbè. Proviamo questa di classe C e questa anche di classe C, vabbè. Allora, proviamo ad utilizzare la Aston Martin, vai. Sì, sì, aggiunto al tuo garage, ok. Non devi essere al servizio segreto di sua Mamma maestà mia, che spettacolo. Questa auto classica. Questa Aston Martin ha fatto la storia quando l'hanno fabbricata. Perciò vedi di non finire in un tamponamento a catena fra agenti segreti. Va bene? No, non è tanto il tamponamento a catena, potrei schiantarmi anche da solo. Comunque, vabbè, dicevo, tra l'altro, come ho sempre detto, mi piacciono le muscle car e queste sono poi le altre auto che mi piacciono, quelle tra virgolette d'epoca, ma con un certo, con una certa linea. Sono veramente, guarda, cioè è uno spettacolo, non, dietro magari non sarà eccellente, però è bellissima, così come le vecchie Corvette che poi magari andremo a comprare. Ma non c'ha la visuale, ah cazzo, sì, all'interno. Oh, bellissimo, bellissimo. E a questo punto andiamo, dove andiamo? Potremmo andare qui, possiamo fare questa gara, poi quest'altra che ci dirà di comprare un'altra auto e quest'altra che ci farà comprare di nuovo un'altra auto, quindi spenderemo un botto di soldi in questa questa puntata, però accatteremo. Oh, questa costa un botto di soldi, non la disintegriamo. Però prenderemo il nuovo braccialetto, il prossimo gioiello dimenticato lo andremo a trovare nella la prossima puntata magari, dai. Adesso facciamo qualche gara per accattarci il nuovo braccio, che dovrebbe essere viola. Ma perché subito? Cioè, devi stare calma. Ho capito, cazzo. Possiamo staccare questo maledetto navigatore, lo tiriamo fuori dal finestrino. Piano, vai. Class ancora pochi punti S. E ti qualifichi per un bracciale viola. Grande. Che macchina. Non puoi partecipare a questo evento con quell'auto. F40 tutta la vita. Anche perché solo questa abbiamo di classe S di quell'epoca. A meno che non vogliamo migliorare le altre, ma direi di no. Cioè abbiamo un macchinone del genere, direi che è inutile andare a spendere soldi. Anche perché non è che ne abbiamo poi tantissimi, dopo aver speso ben 500.000 crediti per la Zagato, l'Aston Martin Zagato. Questo che c'ha, Lamborghini, pure lui è morto di fame. Vabbè, oddio, stavolta non possiamo parlare pure noi con l'F40. Le automobilisti che siano uno sport per ricchi, per me non è uno sport, è una battaglia all'ultimo sangue. Sì, già me l'hai detto l'altra volta, ma stai facendo troppo lo spiritoso. Ricorda che una volta ci fronteggeremo io e te, e spero che quando ci andremo a fronteggiare, cioè questo sfornerà un'auto che costa un botto, perché se poi mi fa una gara con le 500, incazzo. Cioè questo c'è un botto di soldi, li dovremmo togliere minimo l'auto più costosa che ha nel garage. E già che cazzo? E già quella Aston Martin dell'altra puntata valeva 1.800.000, quindi minimo quella. Poi se c'è qualcosa di più costoso, meglio. C'è un aereo, guarda come scoppietta questa F40, spettacolo. Poi senti il sound, senti il sound. Vai, vai. Così, queste gare così ci piacciono. Su queste strade un po'. No, quando andiamo su queste zone un po' più, così ci piace meno. Senti il sound, senti il sound. Togli questa musica, Pulse. No, questa è peggio di prima. Oh, ma che cazzo fai? Piano piano, non ci distraiamo, non ci distraiamo a vedere altre cose, che siamo ultimi quasi. Vabbè, adesso due scoppiettate, affondiamo e recuperiamo tutti, perché noi. Con la F40 andiamo a palla. Spostati, spostati per favore, spostati con questa Ferrari che non voglio distruggerla. Oh, guarda sto bastardo.
4 con la F40. Cerchiamo di fare qualche giro pulito. Cioè, qualche giro, qualche tratto, qualche giro un po' eccessivo, direi. Così, vai, vai. Guidiamo in modo pulito. Senti che spettacolo. Queste scalate da panico. Dai, stiamo facendo un giro discretamente pulito. A parte questa piccola toccatina al tipo, ma ci sta tutta perché fa il bullo prima di ogni gara. Quindi noi... c'è una scalata da panico. Aia, cazzo, cazzo. Vai così. Perfetto, adesso possiamo andare a bomba, cercando di fare una gara pulita. Dai, puntiamo sulla gara pulita, perché con la F40 ci si riesce a guidare in modo discretamente decente. Oddio, abbiamo tutti gli aiuti disattivati, però comunque è una di quelle auto che si presta anche ad essere guidata senza tutti gli aiuti disattivati. Non in questo modo, cazzo. Cioè, non è che dobbiamo fare così le acrobazie. Io non posso parlare ogni volta che dico qualcosa. Succedono esattamente dei fottutissimi casini. Quindi cerchiamo di fare questi ultimi due giri in modo pulito, che non comprende né piroette, né schianti, né frontali, né devastazione totale. Ecco gli schioppettini, sì. Schioppettini sì, ci piacciono. Così. La guida pulita. Scalate da panico. Rimaniamo in pista, cerchiamo di non andare sulla terra perché sennò ci disperdiamo. Così qualche derapatina ci può anche stare, però manteniamo il controllo dell'auto. Andiamo. Derapate da paura. Mi piace come guidabilità questa F40. Mi è sempre piaciuta, come dicevo anche in Forza Motorsport. Si apprezza molto perché ha... Porca puttana, sempre qua arrivato comunque. Vabbè, però l'abbiamo fatto un po' meglio di prima perché ci ha aiutato nella derapata. Questi comunque ci seguono a ruota, non è che abbiamo guadagnato granché. Rispetto agli inseguitori, ma va bene uguale perché... troia, sono birilli che volano. Comunque Zach Malik non va affatto lento. In teoria comunque adesso, se sblocchiamo il nostro bracciale viola, potremmo andare a sfidarlo senza distruggere la macchina magari. Cosa che potremmo fare non nel prossimo episodio, perché come detto nel prossimo episodio è l'ora di andare a trovare un altro gioiello dimenticato, anche se l'ultimo l'abbiamo trovato nella scorsa puntata. Però vabbè, facciamo una, stiamo facendo una sì, una no. Tanto ce ne stanno ancora altri 5 di gioielli dimenticati, quindi pian piano li troveremo un po' tutti, anche se ce li dovrà dire. È stato magnifico, continua così. Sì, però comunque continuate a darmi pochi soldi, eh. Eccoci. Sei arrivato alla penultima categoria. Penultima. Viola, è fantastico. Grande. Sto andando in direzione corse, ci vediamo là. Ok. A cena no? Vuoi restare sulla Ferrari F? No, ci avevamo la Aston Martin. Ma perché comunque andiamo in direzione corsa subito a prenderci il bracciale, in modo tale che poi magari andiamo a fare queste altre gare che stanno qua sopra, un altro paio. Vediamo un po' che ci esce. Eccolo qua, il tipo che possiamo sbattere. Quel bracciale è un'inezia, ma come la Lexus LFA? Gareggeremo di nuovo. Se mi batterai ancora, avrai la mia auto. Sì, ma un'auto di merda che mi potevo benissimo comprare, cazzo. Cacciala una macchina coi soldi, no? Che poi guarda che gara. Cioè, ci dobbiamo fare mezzo colorato per una macchinetta. Ma va a cagare, cioè non che fa cagare la macchina, però comunque mi sarei aspettato qualcosa di più da un tipo che c'ha gli sordi come lui. Possiamo andare qua direttamente nella direzione corsa a prenderci il nostro bracciale? Trasporto rapido, cazzo. Ok.
Cioè mi sarei aspettato, che ne so, che ci sfoggia un'auto d'epoca da milioni di rubli, invece no. Grazie. Asso del violante. Supera questi eventi e avrai una chance per il titolo. Sì, perfetto, andiamo a battere Darius Flint. Per il resto adesso possiamo. Vai così, vai a palla proprio. Ok. Un botto di gare. Potremmo fare questa che ci fa fare il giro totale. Il giro totale. Andiamo a fare questa, dai. Subito, immediatissimamente. Vai con la nostra Aston Martin DB5. Da panico. Bellissima. Si imbarca come poche, però va bene. Era tutto calcolato perché dovevamo girare qui. Siamo arrivati. Potevamo anche andare a piedi, almeno ci facevamo una camminata nella notte. Togliamo un po' la radio, mi sta rincoglione. Facciamoci quest'ultima gara così un po' in silenzio, cazzo. Categoria bracciale viola al primo anno. Che pilota! Mi ricordi Darius Flint il primo anno che è venuto qui a Horizon. Spero che tu sia diverso, però. Perché? Te l'ha appoggiato? Che auto possiamo utilizzare? Anche questa, bellissima. No, questa poi ce la fa depotenziare a me. Non... No, questa però è classe D. Cazzo. Vabbè, allora usiamo questa. Che dobbiamo fare? Per fare. Sono sicuro di te, ma non esageriamo. Potenzia un po' quell'auto se non vuoi arrancare nelle retrovie. Oh, ma stai calma. Potenziamo sta cazzo di macchina. No, che. Ah, sì, ho fatto potenzia. Ah, per arrivare alla classe A, dalla classe C addirittura. A sto punto, scusa, se usiamo tipo la no, la 500 ce la devo un po' depotenziare. Questa, vabbè, dai, fa questa, sti cazzi. Quanto abbiamo speso? Non ho visto il conto. Che dovremmo iniziarci a fare un po' di conti in tasca, perché c'è l'IMU da pagare, quindi dobbiamo un attimo vedere quanto ci tolgono qui per l'iscrizione alle gare. E per i pezzi, comunque, vabbè, questa lo dico da secoli. Dobbiamo comprarla. Dobbiamo comprarla. Un'auto che io amo assolutamente. Addirittura, cioè, questo c'ha la GT40. Wow! Vuoi davvero questa. Provare a gareggiare a questo livello? Che ridere. No, non tanto per qualcosa, ma che tu stai con la GT40, un'auto che ha vinto tutto. Bellissima, bellissima e velocissima la GT40. Me la ricordo era in Gran Turismo 4, se non sbaglio. Era la versione, cioè la versione originale a livello di livrea celeste e rossa. Celeste, diciamo, con le due, affanculo, questa non si guida per niente. Celeste con le due strisce arancioni, come era tra virgolette l'originale, che ha vinto, se non sbaglio, ha vinto tutto sostanzialmente. La 24 ore di Le Mans ne ha vinte più di una. Era veramente uno spettacolo, un bolide. E me la ricordo lì in Gran Turismo 4 c'era una gara, se non sbaglio, una Endurance. E mamma mia che spettacolo, solo a ripensarci, era una Endurance in un circuito, se non sbaglio, cittadino. Non ricordo sinceramente com'era, ma era molto difficile, stretto, c'erano un paio di staccate. Cioè, ragazzi, sono passati veramente anni, ma me la ricordo come se fosse ieri quella gara. Perché erano Endurance che tu dovevi fare tutte. Cioè, non è che mettevi in pausa e il cazzo, stavi là 6 ore a farti tutta la gara. Oddio, in sostanza era così all'inizio anche il Gran Turismo 5, infatti non ne ho fatta neanche una di Endurance. E un po' sinceramente dispiace, perché comunque sono bei ricordi quelli che uno porta. Cioè, io la ricordo con assolutamente con piacere quella gara. È stata difficile, è stata lunga, è stata sudata. Mamma mia, però che spettacolo. Ma che cazzo era finita? Non è facile, ma hai mostrato di avere del potenziale. Ma il potenziale, una volta vincerai. Potenziale le palle, mi sono distratto a chiacchierare dei bei ricordi con la GT40 all'epoca di Gran Turismo 4. Bei tempi. Sì, riniziamo, scusate, mi ero distratto. Comunque era assolutamente uno spettacolo. Ottimo ricordo. Magari qualche volta lo risfoggiamo anche Gran Turismo 4.
tanto ce l'abbiamo, quindi possiamo fare benissimo anche giochi di scorse generazioni, come assolutamente farò. Magari non era l'idea di fare quelli di auto, anche se c'è qualche gioco di auto che si potrebbe riproporre, anche un Most Wanted originale. Noi abbiamo giocato adesso al nuovo Most Wanted, potremmo anche risfoggiare il vecchio Most Wanted, fare qualche partita addirittura anche a qualche titolo PlayStation 1, cioè non sarebbe male. Molti di voi tra virgolette sono giovani, quindi non hanno vissuto magari il periodo della PlayStation 1. Io là già ero, diciamo, grandicello, perché sono partito con il Super Nintendo, quindi PlayStation 1 ero già grandicello, quindi è stata la, diciamo, la prima console che si ha quando si ha una certa età, perché sostanzialmente molti, vabbè, iniziano a giocare anche io a 6-7 anni, però quando si inizia non è che si ha, tra virgolette, la consapevolezza profonda dell'opera videoludica che si va ad affrontare, mentre i livelli della PlayStation 1 già ero appunto grandicello, quindi apprezzavo già molto i giochi dell'epoca. Infatti è la console che porto nel cuore, oltre, vabbè, al Super Nintendo, perché è stata la prima. Ma cazzo, mo riperdiamo un'altra volta, vaffanculo. No, no, questo è brucio di culo, ok. però è quella che mi ha dato di più, l'ho squagliata sostanzialmente. Sapevo che avevi la velocità nel sangue. Sì, però quello sta con la GT40, noi stavamo con questa che per carità è spettacolare, però è un attimo, non è paragonabile a quell'auto. E comunque ragazzi, a questo punto direi di lasciarci qui, in modo tale da fare gameplay, come detto, un po' più cortini, che tra l'altro comunque ci stiamo, in modo tale che poi nella prossima andremo a trovare il nuovo gioiello dimenticato, e magari quella successiva andremo a fare il... la sfida con quell'altro tipo, viceversa, non lo so, perché adesso ho registrato queste tutte un po' di seguito. Poi passerà adesso un po' di pausa perché non ho molto tempo, e quindi le prossime le registrerò più avanti, ma voi le rivedrete comunque tutte di seguito, non vi preoccupate. Mi raccomando ragazzi, mettete un bel mi piace, iscrivetevi anche su Facebook, controllate il calendario e commentate come sempre. Noi ci vediamo al prossimo video gameplay, un saluto a tutti da quel tale Ale.